Fabio Geda ha scelto il liceo scientifico Benedetto Croce per presentare il suo ultimo libro. Nel mare ci sono i coccodrilli, storia vera di Enayatollah Akbari. È un ragazzo afghano che è stato costretto a lasciare il suo paese, come capita a moltissimi suoi coetanei. Aveva 10 anni quando la mamma l'ha abbandonato a Quetta in Pakistan, e lui in 5 anni ha attraversato praticamente tutto il Medio Oriente, quindi l'Afghanistan, il Pakistan, l'Iran, la Turchia, la Grecia, per poi arrivare in Italia a 14 anni. Perché ha deciso di raccontare questa storia? Ma anzitutto perché credo ci sia un'urgenza, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi, che oggi siamo in un liceo e quindi la mia intenzione era proprio raccontarlo ai ragazzi del liceo, di andare oltre alla violenza e alla superficialità con cui questi temi vengono affrontati spesso nei telegiornali, ad esempio, no? Dove ci si sofferma semplicemente sul particolare più macabro, ma soprattutto si passa l'idea di questa... di questo magma indistinto di migranti che spingono alle nostre frontiere senza entrare in profondità nelle storie. Ecco, io volevo prendere una di quelle storie e farla diventare in qualche modo emblematica. Questo è il primo incontro con gli autori. Noi da alcuni anni cerchiamo di avvicinare i ragazzi non solo al libro, ma anche agli autori disponibili che, come nel caso di Fabio Geda, generosamente decidono di incontrare i ragazzi. E sono esperienze che crediamo rimangono scolpite nella memoria dei nostri giovani, i quali già hanno letto il libro di Geda, e con questo incontro ravvicinato probabilmente ricorderanno per tutta la vita le emozioni provate oggi. Speriamo che questa emozione li faccia diventare dei lettori per sempre, questo è il nostro obiettivo.